Ciao Marco, Ciao, come va? bene. Siamo ancora al Poro, ci siamo stati già al Poro. Siete stati già qualche mese fa, no? Un anno, Un anno, un quanto vola anno, il tempo. un anno. E ribadisco che è uno studio davvero figo, pieno di pezzi fighi. Grazie, grazie. Ma dei voti ci arriveremo dopo, perché è una roba che mi incuriosisce tantissimo. Ci racconti un po' la tua storia, da dove vieni, come hai iniziato? diciamo come spiego spesso, diciamo che è più una conseguenza dello stile che faccio già, quindi un amore per l'effetto acquaforte, perché poi non è che posso mettere nell'acido la gente. Non sciogli la gente, quindi. No, Quindi i teschi che hai non sono di Panama. no, dovuti comprare. Ok. Quindi è più una conseguenza del mio amore nei confronti di questo mondo, l'acquaforte, l'illustrazione antica da libro, eccetera, eccetera. In realtà ci sono arrivato un po' per caso, perché in un periodo, cioè io ho sempre fatto affreschi e decorazioni. Ah, ok, quindi c'è stato comunque uno studio. Sì, Eri ho fatto il liceo già. artistico, l'Accademia di Ok. Belle Arti, eccetera. E il mio sogno era fare affreschi nella vita. L'ho fatto per 13 anni e in conseguenza a una forte crisi che c'è stata in quel periodo, soprattutto che si è tanto specchiata nell'edilizia, comunque per un po' non c'era da lavorare, diciamo. Nell'ultimo cantiere che ho fatto, c'era questa signora, questa donna che mi ha in tutti i modi convinto a provare a Ah, ok, tatuare. una signora. Una Quindi signora. neanche una giovincella tutta No, pittata, no, no? anzi, io i primi tatuaggi li ho fatti sui suoi figli, Ah, ok, quindi. perfetto. Quindi era anche un tornaconto il convincerti di vai a fare i I tatuaggi. figli sacrificali. Comunque, niente, in realtà io i primi mesi l'ho aperto con lei lo studio, quindi io volevo aprire un ristorante, fai te. Beh, è quasi simile, no? Sì, molto chiaro come percorso, no? Il lineare. Però hai avuto una roba che ha detto devo fare un qualcosa che non sia più questo e quindi stavi Ecco, già cercando diciamo che delle. comunque sia a livello fisico, fare affreschi quasi tutti sui soffitti ti Wow. spacca. Quindi a un certo punto, a una certa età, io avrei dovuto incominciare a pensare a cos'altro poter fare. Adoro cucinare, mi piaceva molto l'idea di aprire un bacaro veneziano a Milano Ok. e niente, era questo il percorso che stavo seguendo. Quando poi ho conosciuto questa persona, mi ha talmente, insomma, provato a convincermi che ce l'ha fatta, ho tatuato e mi sono accorto che comunque, pur avendo puntato sempre sulla pittura per vivere, per ottimizzare la mia mano, in realtà il disegno su pelle, in questo caso, era una cosa più congeniale al mio modo al mio tratto. Ok, anche se hai un supporto nuovo che comunque Un cambia, muta. incubo, un All'inizio è un incubo. incubo. All'inizio sono passato da avere una mano felice, come si dice, a tornare alla, sai, la casetta, l'alberello, Sì. la casetta stilizzata. Quello era il E mi paragone. immagino piuttosto, cioè, infatti che si lascia andare e poi deve tornare invece a un metodo molto più lineare, molto più No, devo ma stare proprio a livello di tirare la capacità pelle. Eh manuale, sì. da che riuscivo a fare un ricciolo con un pennello con la macchinetta ero Ma a dove sono dir poco finito? bloccato. Ma dove sono finito? Non sono più Chi me lo fa io. fare? Quasi quasi torna a fare Eh ancora. sì. No, però, ma questa donna qui poi faceva anche lei, ha preso anche lei in mano la macchina o ha Sì, soltanto sì, 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 aperto? sì. Ok. Sì.
se ho capito bene, ha smesso. Ok, ma lei era già nel ramo e ti ha tirato? No, diciamo che ci stava arrivando anche lei. Come te, è stata una prova, cioè entrambi siete impazziti. Due matti. Quindi non è che avete avuto un mentore, siete partiti così. Io non ho avuto chi, cioè sì, l'unica persona che ha voluto farmi vedere un po' come si tatuava, che cos'era questo discorso, era un amico di mio cugino a Napoli, quindi sono dovuto andare là e stare una settimana lì. Anche comodo, quindi? Comodissimo, dietro l'angolo. Ok, a quanti anni questo? Quando è che ti è venuto sto... 39. 39? Sì. Oh, adesso rispondi a una domanda che mi fanno sempre, ma alla mia età posso? Certo che si può. 39 mi chiedono 30, 35, certo che si può. Mamma mia. No, beh, no, la follia è stata, come dire, coltivata fin da piccolo, nel senso, si è... diciamo incanalata nel tatuaggio. Ok, ma tu avevi già pezzi prima? O eri proprio strano? Allora, avevo questa rondinella che ho fatto per motivi assurdi e questo pezzo di sedda, questo qua. Okay. Basta. Ok, ho capito. Che tra l'altro ho fatto quando ho incominciato ad annusare che il tatuaggio era una cosa che mi interessava. Ok. Quindi appena prima di iniziare a tatuare. Tra l'altro il secondo pezzo sedda, non è che sei andato a caso, voglio dire. Ma infatti se ho deciso di tatuare perché comunque mi sono accorto che il tatuaggio non era quella cosa che io non penso così adesso, però all'epoca ero ignorante totalmente a livello di conoscenza di questo mondo. Pensavo che il tatuaggio fossero i 3-4 soggetti soliti, fatti in un solo modo, al che io cosa avrei da dire in più, quindi non lo faccio. No, certo. Dal momento in cui mi sono reso conto, guardando ad esempio il lavoro di alcuni, ho capito che... C'era anche posto per te. Sì, che avrei potuto fare qualcosa. Perché beh, per le menti classiche, rondine, rosa, beh, ma è ovvio. Ah, bellissimi. A volte mi rendo conto che sono, come dire, iconografie, no? Cioè, poi pensa fino a 10 anni fa dove era invece soltanto malviventi, carcerati, brutta gente. Infatti mia madre, piangendo, mi ha detto che passavo dai proprietari di castelli ai galeotti. Beh, ti ha dato, cioè era dalla sì, tua. Sì, 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 era dalla mia. Adesso dice, hai fatto bene. Bravo. Abbiamo bravo. Fatto proprio bene. Abbiamo. Prima, sì. Prima. Non ti prego. Grandi sì. Meriti che si prendono. Guarda, abbiamo avuto un'idea geniale quando sì. Ti abbiamo spinto. Sai, hai visto che alla fine paga, eh? L'appoggio dei genitori. Sì. Il tuo stile, hai sempre fatto questo? Cioè, tu hai iniziato e hai fatto questo? Allora, sui famosi figli, adesso scherzo, ma comunque amici, eccetera... all'inizio ovviamente accontentavo un po' le richieste, quando quei 2-3 mesi okay. Ho imparato, ho fatto, nelle un, po prove, di nelle fatto prove. Un po' di tutto, sì, rovinando gente in diversi modi, con creatività, vedi? Beh, invece no, beh, certo, non è tipo... invece dopo pochissimo ho incominciato a fare questo. Perché mi ricordo ancora il primo pezzo, era su un piede, un'altra posto cosa semplicissima, una sventagliata di foglie di ginkgo. Ok. Che poi è passata a salutarmi. È passata a salutarmi? Sì, sì. Ma c'è ancora? Cioè, è tutto C'è. Un po' grossino. Diciamo che avevi il tocco del pittore. Delicatissimo. Avevi il tocco del pittore. Io in realtà ho la mano, anche se il mio lavoro è molto leggero, eccetera, è perché viene domato, in realtà di mio avrei una mano abbastanza pesante. Ah, non si direbbe però per le cose che fai. Infatti. Cioè a livello di gusto sì, perché è abbastanza strong, cioè abbastanza di impatto, ma a livello di mano no, cioè sembrano minuziose, curati. Ti faccio vedere i primi appena capita. Tra un paio d'ore passo e vedo come fai. Sì. Allora, il tuo stile, stavamo dicendo appunto, cioè com'è che nasce un pezzo tuo? Nella testa, con il cliente, hai già qualche lavoro tuo che lui sceglie? Com'è che si evolve? Allora, dal momento in cui in realtà, come puoi aver capito, facendo un rapido calcolo, non faccio questo lavoro da tantissimo, ma quindi, come bambini, 5 anni e mezzo. Ok.
In realtà è una cosa che è in continuo sviluppo. Ora come ora siamo arrivati al punto che fortunatamente, grazie alla molta fiducia che mi dico regalano, ma penso un minimo di meritarmela, diciamo che mi danno un tema, ecco, mi dicono quello che vorrebbero e lo sviluppiamo il giorno stesso del tatuaggio. Quindi quando mi chiedono quante ore ci hai messo, spesso se guardi i commenti anche in Instagram così, io dico guarda, tra la progettazione, il sposarlo con il corpo e farlo, 8 ore per dire, no? Una seduta. Comunque ora vado a sedute, faccio pezzi grandi, quindi il primo giorno decidiamo tutto. A meno che, come quello che sto facendo in questa settimana, lui non scelga un mio disegno che va solo adattato al corpo. Piccolino, tra l'altro, cioè neanche tanto esigente. Un infinito. Nel senso che ci metterò un'eternità. Esatto, perché è molto lungo. Pochi anni, però pezzoni grossi. Cioè, sei arrivato a tantissima gente. Come mai, secondo te, c'è stato questo boom? Perché c'è poca gente che lo fa, perché è una roba nuova, perché... No, faccio questi pezzi grandi perché ho spinto questo, nel senso che passare da veramente il soffitto di 300 metri quadrati di un castello a un tiny tattoo non era per me. Sono un megalomane, lo dico con franchezza. Ci sta. E quindi appena ho imparato un po' di più, e a parte che ho incominciato a fare schiene dopo un anno, quindi avrei detto prima, perché data l'incoscienza avrei detto prima. Ma forse è possibile che schiene sia così. Com'è entrare in una volta enorme di 100x metri e dire ok, parto da quest'angolo, devo arrivarla in fondo? Ah, io mi ricordo che quando mi hanno presentato alcuni cantieri ero emozionato come un bambino. Davvero io ero molto felice. Voti, come mai questa passione qua per i voti? Com'è che nasce? Ma in realtà è più una passione per il mondo della Wunderkammer, dello stupore, della camera delle meraviglie, no? E poi diciamo che è una conseguenza del lavoro che facevo il fine settimana, quando comunque, perché comunque è stato graduale il fatto che nell'edilizia andasse un po' a scemare la quantità di lavoro, al che io ho comprato e venduto antiquariato per diversi anni. E questi quasi 500 ex voto sono una delle cose che ho tenuto molto, del quale ero geloso e ho ottenuto, ecco. Ok. Ma li recuperi, li prendi nei viaggi, amici che sanno che ormai che collezioni? Ma un po' tutto. Perché non è facile trovarli adesso. Ah, esatto. Soprattutto non è facile trovarli a un prezzo decente, ecco, quando li trovi. Ok, sono molto cari? Sono molto cari. Dipende. Sono rari, dipende molto quanto sa quello che sta vendendo chi te lo vende. Ok, certo. Antiquario, come in tutto. Antiquario funziona così, tipo, sì. Cioè, ma c'è un po' un rudo che non ma vale... so cos'è, ma... Toh, prenditelo. Questa cosa forse ci avrà 120 anni, cosa vuoi che valga? Infatti i più belli li ho pagati meno dei più brutti. Sì. Poi magari li vedono sporchi, non capiscono bene. Sì. Ma sotto bicchiere, no, veramente no. Potrebbe sembrare il centrino di... Ma quello è sto quello? Sì, quelli più barocchi. Domande un po' più spicce, tecniche. Qual è il lago che dici sono a casa mia, è il mio ago, quello che mi piace tantissimo? In realtà c'è poco da pensare perché ne uso uno, quindi... Ne usi uno sia per il fuori che per il dentro? Sì, uso tre marche diverse. Ok. Quindi con tre caratteristiche diverse, ma sono tutte e tre aghi 3 da 0,25. Ok, mamma mia che vita. Cioè sì, nel senso... Non respiro mai. Ok, però sei abituato nel tuo piccolo, quindi cioè, voglio dire. No, davvero, vabbè, a parte perché i 13 anni così, 5 anni così, di fronte non guardo mai, però... Non è male, dici, prima o poi in un'altra vita guarderò anche di fronte. Sì,
Però tre è impegnativo, non è che dici traccio, lascio andare l'ago dove è piantato dentro, c'è un 14 RS, il 3 ce lo devi sapere usare, cioè devi domarlo. No, più che altro devi stare sempre attento, altrimenti combini un casino. Eh sì, perché ti immagino, prima mi hai detto sto facendo da un collo fino al piede, immagino che la pelle che hai su un gluteo non è come quella che trovi per niente su un retro di un ginocchio. Infatti diciamo che se posso, come dire, spiegare un po' come mi muovo, è un continuo abbozzare, cioè anche se comunque l'outline, le linee principali sono solide, diciamo, per quanto possa essere solido quella di un 3, è un continuo accumulare, quindi soprattutto per un lavoro di diversi giorni, così vedo un po' la pelle come digerisce l'inchiostro così e mi regolo di conseguenza. Tra l'altro pensavo, fare uscire un pezzo con solo linee è difficilissimo, cioè calibrarle, quanto dare forza, cioè creare un'ombra quando l'ombra non c'è, è data solo dalle linee, non è così facile. In realtà, ti esce spontaneo o è una cosa che cerchi? Diciamo che, come ti dicevo, vado ad accumulare, no? Non traccio subito quello che è il definitivo, essendo le mie, soprattutto le principali, delle linee tonali, quindi che vanno a modificarsi a livello di spessore o di finezza a seconda del colpo di luce che prende il soggetto e dei chiaroscuri, diciamo, che vengono fatti esclusivamente con linee, quindi la linea deve essere tonale. Poi va differenziato molto il primario, la linea primaria, secondaria, eccetera, perché non ce n'è solo due. E quindi continuare a mettere e togliere finché non ci arriva. Sì, poi io ho modellato e scolpito molto anche per lavoro, quindi diciamo che questa visione un po' tridimensionale della figura, del chiaroscuro, della luce, mi ha aiutato a comprendere come la direzione della linea e la tonalità della linea debba essere. Ok, perché te lo chiedo perché a occhi di gente che non siamo, dice, ma si fa delle linee, cioè può passare anche questa roba, ha fatto solo linee, sì, ma c'è dietro uno studio, nel senso. Dico sempre che, cioè penso a volte che se avessi iniziato anche 5 anni prima, insomma, la casa me la sarei già comprata a Milano, però penso che il risultato non sarebbe stato lo stesso, cioè sono fermamente convinto che per dare un certo tipo di risultato la formazione non solo scolastica ma anche a livello di esperienze di vita, cioè se fossi uno scrittore tenderei a dire che se non hai esperienze non hai nulla da raccontare, no? Cioè, più o meno è questo il paragone. Lo studio paga, comunque, lo studio paga. Sì, ma non è soltanto lo studio, è anche l'amore, cioè andare a tutte le biennali di Venezia da quando avevo 18 anni fino adesso, che non sono poche, io non l'ho fatto perché ero obbligato, perché ho dovuto studiare, fatto perché è una cosa passione, che amo. Curiosità e passione, quello sì. Che spinge l'uomo. Beh, ma alla fine è stato meglio perdere questi 5 anni e non avere una casa, o è meglio dove sei ora con tutto il bagaglio? Diciamo che non lo so, sono combattuto. L'equo canone, no, sto scherzando. Diciamo che sono contento così, nel senso che mi piace talmente tanto il risultato che esce fuori dallo sforzo, dal non respirare, da fare da pensare a come invecchieranno le linee, quindi convincere il cliente a fare il pezzo più grande per poterlo fare invecchiare meglio, tutto questo mega sforzo io sono ripagato da quello che vedo come risultato e che vedo quando lo vedo anni dopo. Ok, abbiamo lasciato gli aghi, 3 aghi della stessa misura di 3 marche, già è strana come cosa, macchine, ho quasi paura a chiedertelo. Anche io a risponderti, perché ho provato in tutti i modi anche a cambiare, ma vabbè, all'inizio tatuavo con le bobine. Ok.
cosa che ho capito quasi subito non era il caso di fare per uno stile del genere, perché anche se l'ho visto fare molto bene tra l'altro da Otto D'Ambra, che è venuto qui poco tempo fa, che ha un risultato superlativo con le bobine, diciamo che forse anche perché la mia mano è pesante, come ti dicevo prima, è meglio andare un po' più piano. Sì. Quindi, vuoi sapere con che macchina t'ha tu? No, penna, una rotativa normale, un'ibrida. Se vuoi dirla, dilla. È una rotativa. Ok. È una Direct. Ok, una Direct? Sì. Col 3. Pensiamo a una Slider? No. Mi darebbe quel pizzico di vibrazione che non mi serve per niente. A me serve un qualcosa che anche più lentamente riesce a far agire la mia mano in un modo preciso, ecco. Ok, perché vi ho detto linee ne fa così tante che non ci avrò, cioè non ci avrà sta voglia di andare lento, avrà sicuramente una bobina. E invece anche no, in realtà insomma, come ti dicevo, questa settimana faccio un pezzo da quasi la testa fino a quasi i piedi pieno. Una volta abbiamo provato a contare un pezzo così ed erano quasi 3000 linee, quindi tu immagina, poi per rendere la linea tonale non puoi farla e lasciarla lì, ma spesso va ripassata da una parte verso... Quindi la velocità, essendo io un iperattivo, non è tanto un problema. Sì, certo, la macchinetta non è così performante, ecco. Le ibride provate, non ti piacciono? Guarda, le ho provate tutte praticamente. Ma sì, anche perché c'era Nick che era scimmiato con le Cubin, forse, se non sbaglio. Ah, sì, sì, sì. Okay. Ho fatto dei piedi con le Dankubin. Ah, dei piedi, giusto. Sì, sì. Perfetto. Ma è troppo... cioè, tendo a concentrarmi più sul mantenere, sul tenerla ferma, su cose piccole, che fare quella cosa piccola fatta bene. Quindi non voglio avere quel pensiero in più. Qual è una cosa che non ti piace di questo mondo e una che ami invece? Proprio a zero, così. A zero non è mai a zero. Ci vuole diplomazia per riuscire a rimanerci in questo video. Politicamente mondo. Corretto, insomma. Mm. Una cosa che non mi piace del mondo del tatuaggio. Intervista non vale, la risposta. Sicuramente non amo il fatto che diversi tatuatori e non parlo che comunque del tatuatore che insomma arrabatta e deve vivere, che ci sta pure, ma diversi tatuatori considerati famosi e importanti prendano il tuo lavoro e ne facciano, magari di un tuo lavoro viene fuori uno spin-off e la loro carriera. Questo non mi fa impazzire. Okay. Cioè, io come tanti altri dedico il mio cervello, il mio cuore per creare un qualcosa unico per te. Sto tatuando te, lo do a te, non... Certo. Però forse è una cosa buona, sicuramente si dice che se vieni copiato, o quello che è, io non sto dicendo che mi copiano, ma che comunque prendano proprio in possesso alcune parti del mio lavoro. Ok. Si dice, no, che stai funzionando quando è così. Ok, bello, perché sei arrivato piano, l'hai messa lì, hai aperto qualche parentesi, però siamo arrivati, no, sì, lo capisco. Però secondo me se uno prende parte, si conosce, dice ma che bel pezzo, ma chi è il più bravo a fare questo? Tac. No, cioè io non la vedo come una cosa brutta. Sì, ma io sono copia in giro. Sì, io non mi vedo quello che fa le linee, capito? Io mi vedo, cioè, ovvio, se faccio una tavola antica presa e riportata su pelle, ok. Ma mi vedo più come... cioè, chi mi conosce davvero vede in quel disegno, in quel mio lavoro, me. Quindi pensare che un altro faccia me non è bellissimo. Ok, discorso complesso, ma visto che sei un artista, un mondo d'arte, e penso che tu ne sappia un po', anzi sono sicuro, ti volevo chiedere appunto,
Secondo te, perché se io copio un Minnie non vado contro il copyright, non ho offeso quello della Walt Disney, e se copio te sì? Cioè, fin dove arriva? Allora, mondo del tatuaggio negli ultimi tot anni abbia fagocitato tutto il resto del mondo, il design, la grafica pubblicitaria, il l'etching, il tutto quello che, insomma, se prendessimo e se avessimo voglia di fare dei nomi, tutti i tatuatori importanti di questo momento, di questo panorama contemporaneo, hanno preso quello da quello, quello da quello, eccetera. Un conto è fagocitare un qualcosa dall'esterno, ma quando tu invece che un portfolio, diciamo, adesso la voglio dire proprio elegante, sì, okay, sembra che il tuo Instagram sia quello di una convention, è un'altra roba, capito? È diverso. Ok. E ti parlo di tatuatori No, certo. Che hanno più follower di me. Perché a volte io mi chiedo, ma perché se io faccio manga e prendo uno a uno, è copyright? Cioè, gli sto andando a rubare quello che ha fatto un fumetto, perché lì però non vale, e se invece copio un altro che fa sketch, Io penso che nel mondo dei manga, se viene preso in toto o in parte un'idea o un tratto, un volto, quello che è, anche lì hanno i loro mal di pancia, sicuramente. Uno che fa manga prende un particolare di un tatuaggio old school, nessuno si incazza. Sì, perché è sempre strana questa roba. Tipo, io prendo la foto di un fotografo che magari gira nelle balle, che però non gli chiedo il permesso. Sì. Cioè, è comunque tutto copyright alla fine. Cioè, non posso dire che non è. Sì, penso di avertelo, cioè di averti spiegato mia visione, nel senso, questo linguaggio su pelle, diciamo, dovrebbe avere le sue regole, o quantomeno un po' di educazione, ecco. E penso che anche gli altri mondi ce l'abbiano. Che ami non ce l'hai detto, però. Come? La cosa che ami invece non ce l'hai detta. Ah, siamo rimasti a lodi. Tantissime cose. Ok. Di questo mondo anche. Allora, di questo mondo, quella che amo di più, ne sono sicuro, è il fatto di sentirmi parte di qualcosa per la prima volta, nel senso che quando facevo affreschi gli altri erano rivali, perché comunque mi toglievano sia lavoro che soldi. Quando vendevo cose, insomma, negli altri lavori che ho fatto, eri uno di. Ho rispettato pochissime persone. Invece, da quando faccio questo lavoro, rispetto moltissime persone. Parlo di a livello globale. Ho avuto la fortuna di ospitare anche qui tatuatori che mi hanno fatto capire questo, che è bello per me essere un tatuatore, perché rispetto molti colleghi, molto. Rispetto? Sì. Si usa ancora? C'è ancora? È una roba che si parla ancora? Non credo che sia molto di moda, ma in tante persone sì. Poi dipende che cosa vuoi rispettare. Io, ad esempio, gran parte della mia vita è il mio lavoro, ora come ora, quindi tendo a rispettare altri che fanno il mio lavoro. Perché io noto adesso che a livello tecnico c'è tanta gente brava, ma il professionista lo fa anche altro, secondo me. Non è solo so fare le linee, arrivo in studio alle 10, faccio pezzoni. Il professionismo, secondo me, è anche altro adesso. La cura per il cliente, piuttosto. Parliamo, se parliamo di professionalità, ne vedo poca. Nel senso che, anzi, in generale o in questo mondo? No, in questo mondo. Anche perché diciamo che è un attimo che ci si monta la testa, perché comunque vieni adulato, vieni pagato bene, vieni cercato dall'altra parte del mondo, fanno viaggi per te, eccetera eccetera. È un attimo, davvero, se non hai anche la metà, forse, la testa sulle spalle, è un attimo che ti monti la testa, è comprensibile. Però dal montarsi la testa a trattare male gli altri, o comunque con poca professionalità, non penso sia giusto.
Ok, un giorno dirò, un megalomane mi dice che montarsi la testa ci vuole poco. Detto da megalomane. Sì, ma io sono un megalomane nei progetti, nell'ego. Ecco. Cercare, spingere a cercare, ti sì. piace, è una cosa che ti piace. Perché restare fermo magari ti annoia, no? Cioè restare... Non è molto parte di me. Ok. Hai degli hobby quando non fai tutto questo? Riesci ad avere il tempo per gli hobby? Ho sempre sognato di fare, che so, un lavoro come lo scrittore, dove un quaderno, una penna, un computer o una macchina da scrivere mi potesse dare la possibilità di lavorare in giro per il mondo, viaggiando. Questo lavoro con una valigettina me la dà questa possibilità. Quindi uno dei miei hobby, che è, anzi, mie passioni, l'hobby mi fa un po' tristezza, mi fa un po' abbandono della ricerca di un qualcosa di passionale, no? Sì, l'hobbyismo è una parola un po' più sì, chatta mi sa di puzzle. L'hobbyismo. Viaggiare sicuramente è uno di questi, di queste passioni. Okay. Cucinare, la pittura, andare a una mostra, questo fondamentalmente sono io. Anche perché in un'intervista con te non posso dire che il sesso è importante. No, certo, cioè sarebbe brutto e sconveniente per un sconveniente. Pubblico. Esatto. Vabbè, tanto questa la tagli, no? Sì, certo. Forse la metto anche più volte. Sesso, ogni tanto... sesso, sì. Esatto, un frame giusto. Sì, per... sì, 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 sì. Esatto, la metteremo così. Valigettine che sono sempre più piccole, wireless, cioè stiamo senza pedale, sì. Stanno diventando... Prima c'era... Ti devi portare uno stand, adesso ti metti una penna in tasca, volendo, tre aghi da tre, perché sono importanti. Cartucce o aghi? Aghi. Cartucce. Ok. Uso la Cheyenne. Okay, no, sì. Cheyenne Thunder. Ok, no, bene. Ma mi piace scoprire anche a me, ero curioso, stavo cercando di capire, ok. E infatti per il momento, che... sfortunatamente, non posso collegare, almeno, non come vorrei, non posso collegare la batteria piccolina, ecco. Okay. Sai, c'è il... Sì. Quello start che deve avere che... Ok, beh, magari un domani, se devi provare la Sol Nova wireless. Molto. L'hai provata? No, la Solterra è più adatta a me. Ok, ma la Sol Nova wireless? Non troppo è... morbida. Troppo morbida. Mi serve qualcosa di frizzante. Perché infatti la CIA anche tu hai picchietta. È famosa per essere secca. Sì. Va bene, non so quanto interessa, però è stato bello parlare. Dopo questo momento così toccherà citare dei colleghi. Tre colleghi che... Per quale motivo? Nel senso... Che stimi, amicizia, lavori... Sì. Ma ce n'è tantissimi. A pelle. Ce n'è tantissimi. Infatti il brutto è il tre. Cioè il vincolo del tre sì. È la cosa brutta. Allora, facciamo così. Evito di parlare dei tatuatori che lavorano qui in studio con me, perché è ovvio che... Se no sarebbe un plus quello. Sì, e poi... sarebbe un po' troppo autocelebrativo. Sicuramente venero Alexander Grimm. Okay. Diciamo che comunque fa un tipo di lavoro, di posizionamento, di tante cose che veramente mi fa aver voglia di migliorare, ecco. Ok, ti stimola. Sì. Altri due, ce n'è tanti. Ad esempio, mi piace Pantarei, che non c'entra niente con il mio lavoro, però ogni volta che lo vedo... Sono sempre più inchiostrato, ci sarà un motivo. Sì, sì. E... Puntini, continua. Puntini. Continua. Sì. Te lo faremo sapere. Sì. Te lo scrivo. Va bene, lo scriveremo nei commenti. Va bene, dai. È stato un piacere essere qua. Grazie, ci vediamo alla prossima. Grazie. Bello. A te. Figurati.